dissolvimento dell'egoismo umano. La ricerca è lunga e l'obiettivo lontano. In un giorno in cui si dovrebbe rettificare, un lunedì pomeriggio con la pietra filosofale, ni grado albedo rubedo, l'opera ha bisogno del suo congedo, le tre fasi per la tua creazione. Bruciamo per autocombustione, ma che colore il nostro, un colore inesistente. Ti guardo fissa dietro questo velo trasparente e fa male vederti ansimare su un corpo non mio. In questa dolce estate la mia mente colma d'oblio e alchimia, una scienza è quasi mistica, la visione di Flamel, il creatore della metafora. Scendi nei meandri oscuri dell'animo solo per raggiungere l'immortalità. Vitriol sul tuo petto, ma la lava arde, anche tu fai questo effetto. Viaggia nel centro della terra e ci riuscirai, ma poi ti pentirai. Sedili dell'auto impregnati di sudore, i nostri corpi come se fossero due treni lungo i binari verso la collisione, ed i nostri respiri che d'amore son pieni, ma che colore il nostro, un colore diverso dal blu, ma forse non troppo, forse una tonalità in più. E figli di leggende egiziane, per poi distruggere tutto in sole due settimane. Alchimia, una scienza quasi mistica, la visione di Flamel, il creatore della metafora. Scendi nei meandri oscuri dell'animo solo per raggiungere l'immortalità. Ma tutto ciò non passerà, la voragine ti inghiottirà. E anche Bologna lo saprà che la strafottenza non ti aiuterà. E alchimia, una scienza è quasi mistica, la visione di Flamel, il creatore della metafora. Scendi nei meandri oscuri dell'anima solo per raggiungere l'immortalità.